Buonasera a tutti da Leno, siamo qui stasera per la partita Handball Leno contro la squadra di Cassano. Detto Daniele che ecco il fischio d'inizio della partita Leno Cassano. Leno, squadra di casa che parte in attacco. Ricordiamo partita importante stasera a Leno, che abbiamo anche con noi l'allenatore della nazionale. 1-0, subito in vantaggio la squadra di casa. Dicevo, abbiamo qui l'allenatore della nazionale, signor Tedesco, che osserva le ragazze. Abbiamo 3 ragazze nel Leno e 4 nel Cassano che parteciperanno alle qualificazioni mondiali in Montenegro per la nostra nazionale. Leno che si è portato subito in vantaggio, ora Cassano attacca. Bellissimo gol da 6 metri, Cassano pareggia immediatamente. Partenza rapida per il Leno che cerca con una seconda fase di tornare avanti. Infrazione di passi, palla persa. L'arbitro fischia fallo, il pubblico voleva un scambio di gioco per un'infrazione di doppia, dato che il pallone ha superato le spalle, l'arbitro non era dello stesso parere però. Cassano che organizza. Bellissimo passaggio al pivot e un fallo da dietro per la difesa di Leno. Ed è rigore. Va al tiro Michela Cobianchi con il numero 17 e porta Cassano in vantaggio. 2-1 per Cassano. Palla persa da Leno, un passaggio sbagliato. Cassano riparte subito. Ed è gol per Giulia Gozzi col numero 19. 3-1 Cassano. Mm-hmm.
Meno organizzato attacco. Alla destra lasciata libera. Turina va a segno col numero 22. 3-2 per Cassano. L'arbitro ferma il gioco per una rete a quanto pare buca. Cassano riorganizza l'attacco. Errore in attacco per il Cassano che perde palla. Leno riparte. Cerca il tiro da fuori Michela ma non va. Cassano riprende palla. Ed è un altro gol per il Cassano che porta al punteggio 4-2. Gioco molto veloce per il momento da entrambe le squadre. Palla persa per il Leno. Cassano velocissimo a ripartire in contropiede. Ed è gol 5-2. Segna col numero 19 ancora Giulia Gozzi. Cerca il tiro da fuori Leno ma non funziona, altro contropiede per Cassano ed altro gol, 6-2 il punteggio attuale. Cassano che ha ripartenze veramente molto molto veloci, tanti gol in contropiede seconda fase, molto veloce a ripartire. Tiro tutta forza in doppio appoggio per Put che segna. Punteggio 6-3 ancora per Cassano. E Cassano risponde immediatamente. 7-3, recupera subito il gol subito. Altro gol in seconda fase per la squadra ospite. Tiro di poco fuori sulla destra per Leno. Cassano che riparte ancora velocissimo. Bellissimo passaggio per il pivot, trattenuto da dietro ed è rigore. Ancora Cobianchi al tiro e stavolta è fuori. Gol di Laranelli in attacco, porta il punteggio 7-4. Partenza del Cassano, questa volta fermata dalla difesa di Leno. Battono il fallo e riorganizzano l'attacco.
bellissima parata del portiere della squadra di casa. Elino che riparte, cerca la seconda fase. Put per Lanfredi e Lanfredi segna. 7-5 per Cassano. Passaggio sbagliato in attacco per il Cassano. Leno che riparte, questa volta con un attacco organizzato. Leno che sbaglia in attacco, Cassano che riparte subito in seconda fase, quasi un contropiede, grandissima parata del portiere della squadra di casa, che riesce a mantenere instabile il punteggio attuale. Leno che riorganizza l'attacco, i terzini che si scambiano la palla. Uno schema per Leno, bellissimo, bellissima azione da parte della squadra di casa, grosso buco in difesa per il Cassano e Leno ne approfitta subito, purtroppo palo, riparte il Cassano ed è gol. Segna col numero 10 Gloria Montoni. Leno in attacco, cerca di riorganizzare, un altro schema chiamato e entrano al doppio pivot, no, è riuscita Put, è tornata terzino. Palla persa per infrazione di passi. Cassano che riparte in seconda fase. Gli arbitri non fischiano nulla ed è gol per il Cassano. Un attimo di confusione in difesa forse per Leno. Tiro parato con semplicità per il portiere di Cassano e ripartono subito in attacco. Ottimo tiro dai 9 metri, schiacciato, il portiere probabilmente non è riuscito a vederla partire. Gol per Cassano, 10-5 il punteggio attuale. Sostituita Nelly, intanto è entrata Rebecca Farisè col numero 10 centrale. Tiro da fuori per Put parato. E Cassano che riparte ancora una volta in seconda fase. Gioco molto veloce da parte della squadra ospite. Due minuti per Sara Andreani e rigore. Stavolta il tiro Eva Brogni per Cassano. Sembrava parata e invece è riuscita a entrare la palla. Gol su rigore per Cassano, porta il punteggio 11-5. Leno che riorganizza con Farisè al centro, una delle ragazze più giovani della squadra, classe 2004.
Infrazione di sfondo, Cassano riparte. Ottima azione di Cassano che segna subito con il numero 10, Gloria Montoli. Ed è gol per la Put. Time out richiesto dall'allenatore della squadra di casa, Giovanni Bravi. Cassano che riparte e organizza il gioco. Cercano un tiro dall'ala, grandissimo gol per Giulia Gozzi che porta il punteggio sul 13-6 in favore di Cassano. Leno che organizza un tiro dalla distanza ma non va, alto sopra la traversa. Cassano subito in contropiede, partenza velocissima ed è gol per Giulia Milan col numero 89. Altro tiro da fuori per Leno, ma la parata è facile e Cassano riparte. Gol per Cassano che porta il punteggio 14-6.
Altro tiro da fuori per Leno, che cerca di trovare spazi a centro della difesa del Cassano, ma difesa molto rigida di Cassano al momento e Leno è quasi sempre obbligato a tirare da fuori. Ora Cassano riparte ed organizza con Giulia Light al centro, una delle ragazze osservate speciali, possiamo dire, per le convocazioni della nazionale. Un attimo di confusione in difesa per Leno ancora, che porta alla penalità di 2 minuti per la sua giocatrice Put, terzino sinistro, ed altro rigore per la squadra ospite. No, non è rigore, è un fallo dai 9 metri. Cassano che organizza in maggioranza numerica. Il tiro da fuori, la palla è sul palo. Leno può ripartire. Cerca di entrare Lanfredi sulla sinistra, ma perde palla nel salto e Cassano può riorganizzarsi. Ottima parata per il portiere della squadra di casa, Francesca Selena. Leno che cerca una ripartenza veloce. Ma è costretto a riorganizzare il gioco con un attacco schierato. Farisei chiama uno schema. Gioco portato al passivo e palla persa per Leno. Cassano che riparte. Cassano che sceglie di sfruttare la maggioranza numerica per giocare con il doppio pivot, e alla fine un tiro da fuori che porta la squadra al gol. Punteggio al momento di 16-6 a favore della squadra ospite. Nel frattempo è finita la penalità temporanea per il Leno e tornano a giocare schierati in 6 giocatori della squadra ospite, ma scusate, locale. Perde palla, riparte, contropiede però fallito da Cassano per un'infrazione di piede. Turina a destra riesce a entrare al tiro, ma manca la porta. Cassano organizza un nuovo attacco. Cassano che organizza il gioco con tutta calma, gestisce i 10 gol di vantaggio che è riuscita ad ottenere. Riesce a entrare pulita a tirare l'ala destra, ma trova il palo e riparte così il Leno. Altro tiro da fuori in doppio appoggio per Leno, ma è una parata facile per il portiere della squadra ospite.
Cassano che cerca buchi nella difesa di Leno con degli schemi, alla fine optano per un tiro da fuori, contropiede subito per il Leno, purtroppo sbagliato. Difesa in aria per la giocatrice del Leno ed è ennesimo rigore per il Cassano. Seconda penalità temporanea per la giocatrice di Leno con numero 96, Put. Mentre Giulia Laita si prepara a battere il rigore. Entra per parare Martina Sizia. Altra ragazza osservata speciale per la nazionale. E rigore parato da Martina. Elena organizza così una nuova azione. Tiro da fuori per Leno, sbagliato a sinistra del palo. Cassano perde palla, passaggio sbagliato. Leno riparte in contropiede, ma molto brave le giocatrici di Cassano a tornare immediatamente in difesa e ad anticipare il contropiede di Leno. Nel frattempo Cassano si riorganizza. Cassano che gioca con doppio pivot. Trova un tiro dall'ala sinistra, palla che rimbalza sul palo e porta segno Eva Brogi. Time out richiesto per Leno dall'allenatore Giovanni Bravi. Partita che sta per riprendere, Leno con la palla in attacco. Torna Lara Nelli con il numero 24 a giocare centrale. Leno che organizza un attacco con uno schema,
bellissimo tiro da fuori ma murato molto bene dalla squadra ospite, e Turina riesce a segnare dall'ala. Cassano che riparte, cerca un'azione veloce, tiro da fuori poco sopra la traversa. Anche Leno cerca un'azione veloce, ottimo taglio, ottima parata da parte del portiere di Cassano. Gioco che è già ripartito e ottima parata anche da parte del portiere di Leno. Ennesimo tiro da fuori da parte di Leno, purtroppo sbagliato. E Cassano che riorganizza. Tiro di notevole potenza per Cassano con la giocatrice del numero 35, Eva Brogi. Bellissimo gol dai 9 metri. Ammunizione per la giocatrice Gloria Montoli di Cassano. Leno che organizza il nuovo attacco, gira palla, ecco uno schema. Riesce a trovare un buco in difesa la giocatrice di Leno, Michela Notarianni, che trova un buon gol che porta il punteggio sul 18-8, sempre in favore di Cassano. Nel frattempo Cassano è tornato in attacco, organizza un attacco. Cassano che organizza un gioco in totale calma, cercando spazi all'interno della difesa di Leno. Fischiato ora il passivo. Fallo ritenuto eccessivamente aggressivo per la giocatrice della squadra di casa, Notarianni, sanzionata con 2 minuti. Cassano che organizza l'attacco in maggioranza numerica. Giustamente una giocatrice libera ma non riesce ad andare al tiro. La palla gira, intanto l'arbitro chiama al passivo. Ed è rigore. Forti lamentele dalla panchina del Leno che voleva il fischio del passivo. Però gli arbitri fischiano rigore, la squadra ospite si prepara a tirarlo Eva Brogi ed è parato da Martina Sizia. Bellissima parata del portiere della squadra di casa. Leno che organizza un attacco con un taglio dell'ala destra.
Andriani cerca il tiro da fuori, riesce a riprenderla al pivot, ma bravissima con la doppia parata Nina Bertolino, scusate, di Cassano. Palla persa per Cassano, Leno riorganizza in attacco, rientra la sesta giocatrice, finita la sanzione dei 2 minuti per la squadra di casa, quando manca 1 minuto alla fine del primo tempo. Tiro da 12 metri per il terzino di Leno, murato molto bene dalla difesa di Cassano. Altro tiro da fuori, stavolta in rete per Laranelli col numero 24. 15 secondi alla fine del primo tempo. Cassano cerca l'ultima rete per la prima parte di partita. Bravissima Andriani in difesa. Finito il tempo regolare, ci sarà un tiro franco. Siamo quasi sui 15 metri. Proverà il tiro Giulia Laita. Cerca il tiro, la porta c'era, ma il portiere non si fa battere. Finisce il primo tempo della partita 18-9 in favore della squadra ospite. Sì, Sara anche lei.
chiamato, no, mi ha mandato un messaggio venerdì tarda mattinata dicendo che il giornale mi ha chiesto di andare a fare una partita di calcio. Prima della partita ha fatto una foto al microfono e mi ha mandato prima di scopo anche voi. Niki, alla grande, andato bene? No, sì, sembra quasi il tuo mestiere. Mamma mia, mi sono allenato da bambino mentre giocavo alla PlayStation. Hai un futuro? Beh, Stefano, sei un professore, mi piace il mestiere, però dal punto di vista tecnico ogni tanto vedo che non c'è zecca. L'ideale sarebbe un doppio convito. Devo pensare alle domande da fare agli allenatori, sì, ora mi lascio proprio. Allora, Lino e Cassano. Tre domande, sì, dai, non di più. Cerchiamo di essere che domande fare a corrente per sventura. Ma no, cioè, è strano un atteggiamento del genere dopo la gara di tre settimane fa con Ferrara. Un calo di tensione così era inaspettato, ci potrebbe stare come domanda. Vediamola come calo di hanno tensione. Vinto Ferrara. No, ma Ferrara è venuto qua. Hanno vinto. Ferrara ci siamo attirando da tutto. Sì, 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 sì. E hanno vinto. Sì. E la settimana scorsa sono stato qui fino a casa? No, era tre settimane fa. Tre settimane fa. Sì. Io non sono più andato fuori. Ah, erano sul pezzo, qui c'è proprio stato un calo di tensione, di concentrazione. Vabbè, poi manca la ragazza qua, la chi come si chiama questa ragazza? Kirilova. La serie facevo io. Sì, ho visto un attacco molto schierato, quindi chiedo se quello che ha allenato sia quello di gioco che voleva fare. O se sono stati costretti dalla velocità del Cassano. Schierato nel senso che non corrono. Sono sempre in attacco a organizzare. Organizzare sempre un attacco. Perché insomma, è molto veloce il Cassano, ha sorpreso anche me. Io sono velocissime. Perché sulla seconda fase abbiamo perso delle occasioni importanti. Gioco molto veloce, facciamo una domanda anche a loro su quello. Beh, complimenti perché la vinceranno sicuramente. Poi ragazzi, grazie Simone. Appena finisce vado giù, li catturo un allenatore del Cassano, così sa che deve entrare e mi pare sia Salvatore.
Eccoci tornati per il secondo tempo della partita Leno-Cassano per il campionato di Serie A1 femminile Beretta di pallamano. Cassano che partirà in attacco. Ecco il fischio, inizia il secondo tempo. Cassano che inizia il secondo tempo con un attacco ben organizzato, i terzini molto distanti dai 9 metri. Un passaggio sbagliato, alza subito la mano per il passivo l'arbitro. Pochi passaggi rimanenti per il passivo del Cassano. Sbaglio. C'è stato uno sbaglio di un passaggio e Leno può ripartire. Anche Leno un attacco tranquillo e ben organizzato, gira la palla tra i terzini. Ecco un cambio da parte di Michela con numero 13, fermata dalla dura difesa del Cassano. Passivo anche per la squadra di casa. Cerca il tiro da fuori Leno ma non trova il gol, tiro alto sopra la traversa. Cassano che riparte con una seconda fase. Tiro da fuori ben murato da Leno. Palla che finisce però in rimessa laterale, Cassano resta in attacco. Cassano che cerca un varco nella difesa e lo trova, va a segno portando il punteggio sul 19-9, 10 di gol di vantaggio ormai per Cassano. Leno nel frattempo è ripartito e c'è stato un passaggio sbagliato in attacco, quindi Cassano può riorganizzare nuovamente una nuova azione. Nel frattempo abbiamo qui con noi Daniele Soldi, giocatore del Leno quest'anno, e gli chiediamo un commento tecnico sulla partita. Come vedi il gioco finora, Daniela? Ma sicuramente c'è stato un primo tempo dove Cassano ha dominato, ha espresso un gioco più veloce, più dinamico e più organizzato rispetto a Leno. I palloni buttati sicuramente sono stati una chiave di questa differenza. E quindi ne vedremo insomma delle belle. Grazie Daniele. Nel frattempo Cassano è riuscita a fare un altro gol con la giocatrice Zojovic, superando la soglia dei 20 gol. A differenza del primo tempo, Cassano adesso sta spingendo molto meno il gioco veloce e cerca di gestire un po' la situazione di vantaggio e con molta pazienza trova ancora un ottimo gol da gara sinistra. Bellissima parata da parte del portiere del Cassano, Bertolino Nila. E Cassano che trova subito gol con
Cobianchi Michela. Cassano che ora sta gestendo i 13 gol di vantaggio con una discreta calma. La difesa del Cassano è abbastanza aggressiva sul portatore di palla quando viene giocato un uno contro uno, ma invece collabora bene con il portiere e manda sempre due giocatrici a muro nel caso di un tiro da 9 metri. E per ora questa strategia sta pagando. Bellissima finta di Laranelli, che finta un tiro in salto e riesce a palleggiare e coglie molto impreparata la difesa del Cassano e riesce a entrare tranquillamente a tirare dai 6 metri facendo gol. Ora Leno riesce anche a riconquistare palla in difesa e riparte subito in una sorta di seconda fase. Chiamano tranquillità, però seconda fase non ha portato i suoi frutti, riparte l'attacco organizzato. Leno probabilmente organizzerà in questo momento un taglio dell'ala, quindi attaccano a doppio pivot. Nel frattempo l'arbitro ha chiamato passivo. Una mina dai 12 metri per la giocatrice di Leno col numero 96, Put. Gran gol il suo. Cassano che organizza il gioco e riesce a portare al tiro l'ala sinistra. Ottima parata del portiere di Leno, Giorgia Convalle. E parte in contropiede Turina Vista. Bellissimo gol dall'ala destra, al suo pur essendo destra di mano, riesce a spiazzare il portiere. Angolo molto complicato per segnare, soprattutto per una destra di mano. Trova il gol sotto le gambe con molta caparbietà. Bella rete. Cassano ministra, probabilmente attaccherà nello stesso modo, il centrale porterà un incrocio qui a destra per allargare, e invece no, è un cambio di posto a sinistra. In questa parte molti passaggi, ma senza attaccare la porta l'arbitro chiama passivo immediatamente, come è giusto che sia. Ecco il passivo fischiato, parte in contropiede Leno e l'arbitro interrompe. Il fallo del passivo non è stato battuto nella corretta posizione e richiama la palla. Viene rifatto battere perché Leno aveva perso la palla con questo passaggio, ma la posizione non era quella corretta. Ecco Convalle che batte, Leno riorganizza il nuovo attacco, entra nel frattempo sul terzino destro D'Ambrosio. Pivot tra 1 e 2, tra numero 1 e numero 2 a sinistra. Sicuramente esce. Schema in arrivo, eccolo. Attaccano Tariani uno contro uno. C'era uno scarico sull'ala, ma è stata fermata. Buon tiro, ma trova la traversa. Che si trasforma in un contropiede per Cassano. Ma l'arbitro fischia infrazione di passi. Palla persa. Leno può ripartire. Cercherà di sfruttare la velocità. Un tiro di nuovo 9 metri. Bellissimo gol per Leno. Seconda fase che questa volta ha portato un buon gol. Ora Cassano si prepara a organizzare il prossimo attacco. Punteggio attuale 22-13 in favore della squadra ospite. Bellissimo pallonetto di Zojovic che riesce a segnare
molto furba perché ha sfruttato questa uscita molto aggressiva del nostro secondo difensore a destra, D'Ambrosio, ha attaccato quello spazio che ha lasciato scoperto e mentre indietreggiava è molto difficile difendere uno contro uno. Ottima, ottima strategia. Un po' di confusione nelle fila del Leno. Ripartiranno dopo un fallo di 9 metri. Nel frattempo l'arbitro alza il braccio per il passivo, passaggio sbagliato per Andriani e Cassano può ripartire in seconda fase. E è stato fischiato uno sfondo da parte del pivot di Cassano. Leno che cerca il contropiede lungo però per Lanfredi che si era fermata. Quindi riorganizza l'attacco Cassano. Dopo 11 minuti del secondo tempo vediamo la squadra di Cassano che conduce per 23-13. Il gioco è molto più lento e frammentato, la stanchezza si fa sentire e anche la situazione del tabellone a livello psicologico incide sui ritmi della partita. Sano che cerca un buco nella parte centrale della difesa del Leno che per il momento si sta dimostrando abbastanza rigida. Sì, un po' più piatta ma molto uniforme e le giocatrici di Cassano che cercano l'uno contro uno non riescono a trovare lo spazio giusto. Zodovic riesce a tirare in porta ma bellissima la parata di Giorgia Convalle. Leno che riparte veloce già in attacco, guadagna una rimessa laterale, no, un fallo dei 9 metri, scusate. Uno schema da parte di Leno con Andriani che taglia i 9 metri spostandosi da sinistra a destra. Tiro da fuori di Leno ma finisce sopra la traversa. Sì, Leno cerca di lanciare la sua giocatrice migliore in uno contro uno, la Notariani, con un cambio di posto o comunque con un'uscita del pivot e quindi un conseguente cambio di posto dei terzini. Lei arriva veloce in centro, gioca uno contro uno, comunque cerca un tiro e poi cerca di sviluppare il gioco. Ed è gol per il Cassano, va a segno col numero 17, Cobianchi Michela. Leno che riparte subito e bellissima parata da parte del portiere di Cassano. Riesce comunque a restare in attacco prendendo il rimbalzo. Il tiro era difficile perché comunque non partiva dall'angolo ma arrivava parallela all'attacco. Ha saltato un po' verso il fondo del campo, ha cercato un tiro sotto la gamba, ma il portiere si è fatto trovare pronto. Resta a terra nel frattempo la Notariani per la squadra di casa. Si rialza, però sembra che non ci siano problemi. Sì, Leno ha sbagliato molti tiri dai 9 metri. Cassano sta giocando molto bene, muro difensivo e collaborazione con il portiere che si fa trovare sempre dal lato in cui il muro non riesce a coprire e quindi diciamo che Leno sta facendo un po' il loro gioco. Un po' di confusione, tiro velleitario.
Pirlo che riparte con un altro attacco organizzato. Tariani cerca subito il centro, fermata dalla difesa, fallo. Sicuramente anche a causa del risultato il Leno ha un po' poca pazienza e cerca dei gol veloci con tiri senza costruire molto gioco, tiri di improvvisi cercando di ricucire quello strappo che c'è, ma forse non è la tattica giusta da utilizzare. Nel frattempo Leno ha guadagnato un rigore, Michela Notariani si presta a batterlo. Quando siamo a 15 minuti dal termine della partita con 11 gol di vantaggio per Cassano. Ed è gol che porta al risultato il punteggio attuale 24-14. Ottimo tiro, tiro forte, senza troppo pensarci, con determinazione, ottimo gol, ottimo rigore. Ottima freddezza per la giocatrice. Ha scaricato tutta la frustrazione su questo tiro. E nel frattempo gol di Cassano. Convalle tocca la palla ma non riesce a bloccarla. La difesa di Leno rispetto a qualche minuto fa ha perso sicuramente un po' di omogeneità. E le giocatrici del Cassano trovano facilmente spazio in mezzo alla difesa. Nel frattempo c'è stato uno scontro tra due giocatrici. L'arbitro non ha reputato l'intervento antisportivo. Tiro da sotto a sorpresa, possiamo dire, che porta Leno a gol da parte di Notariani. Bella azione individuale sempre di Notariani, stavolta non ha più tirato da sopra ma ha tirato da sotto con il piede falso, molto difficile da vedere per il portiere, soprattutto vicino ai 6 metri, quindi complicato da parare. Bel tiro. Inoltre è il primo tiro da sotto che vedo dall'inizio della partita, quindi sicuramente il portiere non se l'aspettava. Piede, infrazione di piede nel frattempo da parte di Cassano e parte il contropiede di Leno che porta Olga Lanfredi al gol su contropiede, appunto. Cassano che cerca di rispondere subito con una seconda fase, ma ferma l'azione Sara Andriani dal centro della difesa. Quindi Cassano organizza un nuovo attacco. Cambio di posto a sinistra, attacca il terzino sinistro in centro. E va al gol per Cassano col numero 5 Sofia Ferrazzi che è rimasta a terra. L'arbitro non ferma il gioco. E la partita prosegue, nel frattempo Leno è riuscito ad andare in attacco e ha sbagliato il tiro in porta, quindi ripartirà ancora Cassano. Due azioni molto veloci, prima Leno da un lato, prima Cassano da un lato, poi Leno dall'altro. Cassano che organizza un nuovo attacco schierato, gestendo il vantaggio ormai di 10 gol. 12 i minuti al termine dell'incontro, un tiro da sotto e Convalle non si fa sorprendere, para. La palla va però in rimessa laterale, quindi Cassano resta in attacco. Sottomano eseguito bene, mancata un po' di precisione, tiro un po' centrale ed è riuscito insomma il portiere con tranquillità a parare. Nel tempo va il tiro dall'ala, Cassano. Altra parata semplice per Convalle. Leno riparte con D'Ambrosio che va al tiro alto sopra la traversa, però non trova la rete. Sì, si è trovata lanciata da metà campo con un palleggio, si sentiva il tiro nelle sue corde, probabilmente la palla è finita un po' troppo alta.
subito dall'altra parte una buona seconda fase di Cassano che riesce di nuovo a trovare gol in mezzo alla difesa. Leno che riorganizza il nuovo attacco. Quando sono 11 gol di distacco a 11 minuti dalla fine dell'incontro. Cerca un altro tiro da fuori Leno, ma buona la difesa del Cassano. Nel frattempo D'Ambrosio si sposta nella posizione di centrale. Sarà sicuramente uno schema. Un altro tiro dal centro, dai 9 metri, e la palla esce ancora troppo alta. È difficile, molto difficile battere il muro di Cassano stasera. Gran gol nel frattempo per Cassano da parte di Eva Brogi, altra ragazza osservata speciale per la nostra nazionale Under 20 femminile. Arriva in corsa da una ripartenza e ottimo tiro di forza. Sì, sì, ottimo tiro, bella lanciata, tiro preciso, nessuno a muro, ha trovato lo spazio giusto, gran gol. Leno che riesce a portare al tiro Olga Lanfredi dall'ala sinistra. Impeccabile il tiro di Lanfredi dall'ala che riesce a spiazzare il portiere. In ogni gol, in ogni azione del Leno si vede facilmente tutta la frustrazione che sganciano, che sfogano. E nel frattempo l'allenatore della squadra ospite chiede un time out. Partita che si presta a ripartire. Con Cassano in attacco. Ecco il fischio. Entra nel ruolo di centrale Giulia Gozzi per Cassano. Errore in uno schema, palla bassa, l'arbitro non fischia il passivo. Cassano riorganizza, ok, si alza ora al braccio del passivo. Cassano che cerca un tiro dal centro con vari incroci e lo trova con la giocatrice Brogi Eva. Un altro bel gol per lei. Nel frattempo Farisea al centro cerca di bucare la difesa di Cassano, ma molto dura la difesa della squadra ospite oggi, difende bene al centro. Sì, nelle ultime azioni Leno è riuscito a trovare qualche gol dall'ala, perché comunque Cassano fa una difesa dove i giocatori ci si aiutano molto e chiudono tutti i vari buchi che ci sono fra di loro, quindi le uniche occasioni veramente buone sono state dagli estremi. D'Ambrosio trova un bellissimo tiro da 10 metri abbondanti, anche 11 forse. Veramente bel gol, difficilissimo segnare da quella posizione.
gioco veloce di Cassano che riesce a creare spazio all'ala destra, ma c'è una gran parata che fa ripartire Leno e c'è un fallo. Leno che trova un po' di grinta per questi ultimi 7-8 minuti di incontro. D'Ambrosio cerca nuovamente spazio al centro, ma non lo trova. Anelli si propone, scarica Giulia Lavagnini. Ancora Anelli, trova un buco da fuori. Bellissimo gol da 9 metri in alto a sinistra, sotto il 7. Bel gol veramente, molto bello. Beffa tutti quanti, chiudendo con il polso sul primo palo. Bel gol. Cassano che organizza un nuovo attacco, ecco un altro schema. Ancora Brogi che attacca verso il mezzo. Un cratere in difesa per il Leno questa volta probabilmente. È stata anche grazie allo spostamento del pivot che ha trascinato con sé il difensore e ha creato una voragine che ha sfruttato direi più che ottimamente. Ovviamente sì, nel frattempo Giovanni Bravi chiede un altro time out. Mancano poco più di 6 minuti alla fine del match e il risultato è 30-19 in favore di Cassano. Squadre che tornano in campo, Leno in attacco. In realtà è già qualche minuto che Cassano ha cambiato la sua difesa in una difesa a 5-1, da 6-0 a 5-1. Può farlo. Un gol da parte di Sarandriani subito dopo aver battuto la ripartenza della partita. Gol tutto di forza, sotto contatto, si butta dentro con grande determinazione e porta a casa. Ora Cassano a riorganizzare l'attacco. Buona chiusura delle due terze, delle nostre due terze giocatrici di difesa. Un cambio di posto a destra. Trova il pivot. Buona difesa del Leno ancora. Cassano riparte. Taglio dell'ala sinistra che va a doppio pivot. Tiro da 9 metri ma un po' scordinato, fuori ritmo più che altro. Leno che riparte subito cercando un contropiede con Giulia Lavagnini che riesce a prendere la palla, a centrarsi e fare gol da 8 metri circa in mezzo a due difensori. Gol di pregevole fattura al suo. Prende la palla in mezzo a tutti, più brava di tutti, salta più in alto, ottima azione, molto spettacolare. Ancora Cassano, cambio sinistra, cambio di posto a sinistra, Labrogi attacca ma con un palleggio, ora si riattacca la terzino sinistro, ancora un tiro ai 9 metri, parato. Anche qua ottima collaborazione, muro portiere. Il muro copre tutto il lato sinistro della porta e giocatrice di Cassano, trazione sinistra di Cassano decide di tirare quindi sul lato destro, ma si fa trovare pronto il nostro portiere. C-
Cassano che continua il suo attacco, ancora uno scambio tra il centrale e terzino sinistro, il tiro da fuori, trova il palo, riesce a tirare l'ala destra, ottima parata del portiere di Leno, Franceschini. Sì, no. Doppia parata, è sempre bello vedere questo genere di azioni. Leno riorganizza, Cassano che gioca con una difesa 5-1 molto aggressiva per la sua punta difensiva. Farisi sempre infastidita in difesa, perde palla, l'arbitro non fischia e Cassano può ripartire, va in attacco e il contropiede è fermato da D'Ambrosio. Comunque ancora un attacco schierato da parte del Cassano che batte ora il fallo dai 9 metri. Possiamo notare che adesso in campo per la squadra del Leno ci sono tutte ragazze molto giovani, tutte ragazze di casa o dei dintorni, e quindi è anche bello vedere questo genere di cose durante una partita di Serie A. Un ottimo passaggio per il pivot che riesce a tirare e fare gol in totale tranquillità. Bellissima azione per Cassano. Leno che non perde tempo e riparte subito l'attacco, cercando una rimessa veloce e purtroppo perde palla con Lavagnini sulla sinistra, un passaggio forse un po' alto per lei. Cassano prima ha trovato appunto un gol dal pivot, sempre fra i due terzi, con il loro solito cambio di posto a sinistra e un attacco molto forte, largo verso destra, che ha allargato bene lo spazio per il loro pivot. Cassano ora che trova un buon gol dall'ala destra. Anticipo un po' azzardato forse del primo difensore qui. Nel frattempo rientra Put col numero 96 per Leno. Passaggio però viene sbagliato da D'Ambrosio per il suo centrale. Cassano parte in contropiede e c'è il gol che porta il punteggio attuale sul 33-21. A 1 minuto e mezzo dal termine dell'incontro. Prova Nelli da fuori, ma gran parata da parte del portiere di Cassano col numero 95, Alice Milan. Sembra molto giovane questa ragazza, bellissima parata in spaccata, complimenti. Cassano perde palla in attacco, sbagliato il passaggio al pivot e lancio lungo per Leno che cerca un contropiede, ma il lancio si rivela troppo lungo, Lavagnini non arriva sul pallone. Nel frattempo riparte Cassano e trova subito il gol. La difesa di Leno non era ancora organizzata, non ha fatto fatica Cassano a segnare. E stiamo entrando ora negli ultimi 30 secondi dell'incontro con Leno in attacco. Ottima corsa, ottimo controllo di palla, gol dai 6 metri per... Leno con un buon giro palla trova gol dall'ala sinistra, bel gol di Giulia Lavagnini. Ancora in seconda fase Cassano, 1 contro 1, gol, e trova il gol sul fischio e termina qui l'incontro 35-22. Partita vinta facilmente da Cassano, che ha saputo trovare molta più pazienza e lucidità sia in attacco che in difesa e soprattutto diciamo più continuità. Sì, è riuscita a mettere in chiaro le cose da subito, prendere una decina di gol di scarto già nei primi 20 minuti di partita. E possiamo dire poi che si è limitata ad amministrare il punteggio e ad arrivare in fondo ai 60 minuti.
Dopo aver subito un distacco così netto già dal primo tempo è veramente, veramente difficile e raro riuscire a ricucire o a riacchiappare il match. Questa volta per Reno è stato così. Vi aspettiamo per la prossima volta e auguriamo a tutti una buona serata. Buona serata a tutti.